Ciao ragazzi, ben ritrovati. Eccoci di nuovo qua la strana coppia dopo un po' di assenza. Siamo con Christian, autore di Calisthenics Top Nutrition, l'ebook è finalmente uscito, sta avendo un più che buon successo. Allora, oggi parliamo, di cosa parliamo Christian? Di assunzione proteica. Parliamo di assunzione proteica. Oggi andiamo a vedere un pochino le linee guida, anche io consiglio all'interno dell'ebook per chi vuole fare cutting o chi vuole fare bulking, nello specifico quante proteine assumere ogni giorno. Ok, ricordiamo che cutting vuol dire sostanzialmente definizione, bulking vuol dire sostanzialmente aumento di massa. Ok. Ok, allora molto spesso ci si pone il problema dell'assunzione proteica, perché soprattutto dalla nutrizione classica arriva il concetto di mangiare poche proteine, 0,8-0,9 grammi chilo, mentre dalla nutrizione un po' più moderna si è visto che le proteine non fanno così male ai reni, anzi sono necessarie. La nutrizione sportiva. Esatto, la nutrizione sportiva in particolare, si è visto che non fanno male ai reni, ma anzi sono necessarie proprio perché comunque i processi di costruzione muscolare richiedono molte più proteine rispetto a quello che si pensa, a quello che pesa un muscolo e alla quantità muscolare che viene appunto a costruirsi. Quindi quali sono secondo me le quantità di proteine, secondo me, ma anche secondo gli autori che ho consultato, che andrebbero assunte in fase di cutting? 1,8-2,5 grammi chilo. Invece per la fase di bulking, quindi per la fase di aumento di massa, le proteine potrebbero essere un po' più basse, perché comunque abbiamo un'assunzione glucidica molto superiore, quindi mangiamo più carboidrati. E questo è un po' il punto chiave, quindi qua si entra nella classica osservazione, ma non dovrebbe essere il contrario, in fase di cutting si riducono le proteine e viceversa, invece proprio no, in fase di cutting si aumenta. Esatto, che funzione hanno infatti in fase di cutting, in fase di definizione? Le proteine in questo caso sono protettori muscolari, ok? Quindi evitano che noi andiamo a perdere troppa massa muscolare durante la nostra riduzione del grasso. Invece in fase di bulking servono giusto per la costruzione muscolare, quindi è necessaria una parte più bassa. Certo, perché a questa assunzione ridotta di proteine è associata però un'assunzione maggiore di carbo, che sono loro I carboidrati in quel caso lì fanno da protettori muscolari e fanno anche da, alzando l'insulina, aumentano anche la sintesi muscolare. Quindi, cosa dire? Allora, attenersi a 1,8 e quando attenersi a 2,5 nel caso della definizione? Fondamentalmente dipende dai livelli di grasso corporeo, ok? Più grasso corporeo abbiamo e più il nostro grasso corporeo farà da protettore nei confronti della nostra massa muscolare, quindi eviterà appunto che andiamo a perderla durante il nostro processo di cutting. Mentre quando abbiamo poca massa muscolare, poco grasso corporeo, man mano che ci definiamo e ci tiriamo, a quel punto lì bisogna arrivare a un range massimo, quindi bisogna arrivare a mangiare molte più proteine per evitare di perderle, ok? Invece, durante un aumento della massa, anche qui dipende un pochino dal grasso corporeo, ma qui più nello specifico dipende dal biotipo, ok? Quindi biotipi ectomorfi che comunque tendono a fare fatica a mettere su massa hanno bisogno di più proteine, perché devono avere un segnale forte aminoacidico. Invece dei biotipi endomorfi hanno bisogno di meno proteine e possono stare anche su 1,6. Ovviamente qua ci si deve sempre abbinare una quota glucidica adeguata. Bene ragazzi, anche da questo video ci portiamo a casa un bel po' di informazioni. I nostri video già fatti, in altri video potete anche andare a vedere o vedrete un po' anche come usare i carbo in maniera ciclica associati all'una e all'altra fase. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao.